Essere genitori è una bella impresa. Io non ho figli, ma ogni padre e madre che conosco mi dicono sempre di non sposarmi mai e fare figli. Eppure li trovo adorabili i bambini finché non sono miei. Girando in rete si possono trovare tanti ma tanti genitori sfortunati che hanno avuto disavventure fuori dal comune a causa dei loro piccoletti, che ovviamente il più delle volte non lo fanno apposta, oppure non si rendono conto dell'azione. Se volete vedere qualcosa di carino per passare il tempo mentre mangiate, allora siete nel posto giusto, e se siete seduti o sdraiati o seduraiati o in quarantena, partiamo! Numero 8. I genitori, oltre a uno stress mentale molto forte, devono sopportare uno stress fisico. Non sto scherzando, alcuni rischiano addirittura la vita quando intralciano il momento gioco dei bambini più attivi, dicendo di volerne far parte. L'avessero mai fatto. Sento il dolore del Signore fino a qua. Numero 7. Se si diventa genitori sicuramente si ha anche una bella macchina a disposizione, o no? Se prima si girava con una piccola macchinina ultrapotente, dopo si tende a comprare qualcosa di più tranquillo e spazioso. Il problema però è che nemmeno le macchine si salvano dai bambini, tipo in questo caso. Il genitore che ha postato la foto ha anche scritto: «Volete avere dei figli? Beh, rifletteteci anche qualche minuto in più dopo aver visto questo». Ehi, che dire, non terrò mai pennarelli o altro di simile in macchina. Numero 6. I genitori di tutto il mondo a causa dell'attuale situazione stanno cercando mascherine, gel, guanti e tutto ciò che serve per proteggersi. I bambini intanto, beh, guardate voi. Speriamo almeno abbia usato il gel per le mani per toccare le ringhiere. Numero 5. A volte dicono pure prenditi il cane finché il bambino è piccolo, così crescerà con lui e si ameranno per tutta la vita. Peccato non sia sempre una bellissima idea, come in questo caso. I due migliori amici si sono divertiti tantissimo con il cibo per cani e ovviamente dovrà ripulire un genitore. Ma la vera domanda è: di chi sia la colpa, del cane o del piccolo? Numero 4. Una cosa che davvero fa preoccupare i genitori è il fatto che i bambini possano sfuggire alla vista in qualunque momento. La maggior parte dei genitori ama i propri figli con tutto il cuore, quindi è normale preoccuparsi e a volte a causa di questa cosa si rischia di avere la mente quasi offuscata e non vedere le cose sotto al proprio naso, come in questo caso. Cavolo, questo potrei essere davvero io come genitore. Chissà se c'è una guida su come diventarlo. Numero 3. Prima avevo detto che in macchina era meglio non tenere pennarelli o cose simili. Forse nemmeno in casa. Questo piccoletto vuole fare l'artista, credo. Quindi giustamente ha deciso di utilizzare tutti i muri di casa come tavola da disegno. E anche un pezzo di cane. Stavolta sappiamo benissimo di chi è la colpa. Numero 2. Essere genitori significa davvero accettare tutto e prepararsi a imprevisti di ogni genere, anche di merda, letteralmente, come in questa foto. Il padre pensava di passare una tranquilla giornata in spiaggia con suo figlio in spalla e magari mangiandosi un bel gelatino. Tutto è andato a farsi benedire quando gli ha scagazzato come un piccione da guerra sulla schiena. Numero 1. Scattare foto importanti da attaccare in bellissimi cornici di famiglia è il sogno di qualunque genitore, credo. Infatti alcune sono vere e proprie opere d'arte, altre sono, vere, non lo so, tipo questa, che mi dite? Il padre in realtà ne aveva scattata una giusta, poi è rimasto troppo a lungo fermo e quindi il bambino aveva capito di doverlo smuovere un attimino e che era arrivata l'ora della pappa. In quest'altro caso invece è la pipì a dominare la scena. Con questo concludiamo questa piccola classifica leggera, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace, e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.